In tutto il pianeta esistono solo 50 mangiatori di spade, uno ogni 140 milioni di persone. Questa sera, in esclusiva per Arcana, proprio uno di loro si sottoporrà all'esame dei sette saggi e al vostro. Quanto può sopportare il corpo umano per divertimento? Fakirismo è l'arte di farsi male per il divertimento di voi altri, forse simile a alcuni dei vostri lavori. Però siccome questa parte dello spettacolo diventerà cruente, difficile da vedere in momenti, vi do 5 secondi. 5 secondi per scappare via. Trovare un altro canale se siete a casa. Scappare via 5 secondi. Dopo quei 5 secondi, siete miei, dovete guardare tutto dall'inizio alla fine. 5, 4, 3, nessuno vuole scappare, 2, 1, troppo tardi. E cominciamo con la cosa più antica che faccio. Ingoiare spade. Girando in televisione avete visto alieni che conquistano mondi, avete visto di tutto. Allora non credete più a cose semplici a volte. Un pezzo di acciaio con una piccola catenina. Questo è per fregare tutti quelli che pensano che in qualche modo la lama è telescopica e finisce nel manico. Solo la catenina rimarrà fuori dal mio corpo. Così abbiamo cominciato in modo soft. Passiamo alle cose serie. Record mondiale, 65 centimetri di acciaio inox. La spada, vi ho completamente zittiti, sì. Sto lì con gli occhi aperti così, però possiamo andare ancora oltre, aggiungendo 400.000 volt, un gas e del vetro. Un esercizio fatto da pochi di noi, perché è criminalmente pericoloso. Spada al neo. Thank you.
rimasta molto colpita. Io sono ancora letteralmente sconvolta e soprattutto impaurita. Ho sempre pensato che fosse tutto finto. Invece in realtà il ferro è ferro, il vetro è vetro. Sono esercizi veri, terribilmente veri. E in realtà vederlo da così vicino, a pochi centimetri di distanza, è stato abbastanza scioccante anche per me. Non provateci. Non si può negare che quello che ci ha mostrato Thomas sia stupefacente, ma a noi non basta. Per chiudere la nostra inchiesta vogliamo capirne di più. Vogliamo sapere come sia possibile ingoiare una spada lunga 65 centimetri. In esclusiva mondiale e per la prima volta in assoluto abbiamo sottoposto un fakiro ad una radiografia digitale. Un nuovo tipo di radiografia che ci permetterà di seguire con un filmato il cammino della spada nel corpo di Thomas millimetro per millimetro. Quello che state per vedere farete fatica a credere che sia possibile. Il mago Thomas nella nostra sala di diagnostica tradizionale ha dimostrato l'ingestione di una spada attraverso la bocca ed abbiamo potuto seguire in radioscopia la discesa della punta della spada sino oltre l'emidiaframma, quindi all'interno del cavo addominale nello stomaco. Ok. Ok, possiamo partire. Perfetto, benissimo. Ecco la bolla gastrica. Sì. I radiogrammi qui esposti in proiezione laterale dimostrano la vostra sinistra la spada con la punta introdotta già nella bocca. Questi sono i denti dell'arcata superiore e inferiore e le braccia del mago Thomas che sostengono la spada che è arrivata a livello dell'orofaringe. In questo successivo radiogramma la spada è completamente introdotta e questa linea chiara posta al di dietro dell'immagine radiopaca del cuore in proiezione laterale, i campi neri sono il polmone, nell'esofago che è un organo cavo e beante che quindi si adatta alle strutture che vengono introdotte, la spada penetra sino a superare la linea dell'emidiaframma che divide il cavo toracico dal cavo addominale. Questa immagine più grigia è la bolla gastrica, cioè la parte superiore dello stomaco, e quindi si vede chiaramente che la punta della spada lo supera, è introdotto nello stomaco ed è posta al davanti delle vertebre dorsali. È anche noto che i mangiatori di spade nella fine dell'Ottocento, inizio Novecento, sono stati capaci di aiutare i primi endoscopisti proprio per la abilità nel introdurre nell'esofago degli strumenti che andassero a raggiungere lo stomaco per studiare le patologie a questo livello.